Eccoci di nuovo qui, bentrovati a tutti per una nuova puntata di Blister, la nostra trasmissione sulla salute realizzata in collaborazione con il Policlinico San Marco di Mestre. E come promesso siamo di nuovo in compagnia del dottor Alessandro Varini, ben ritrovato dottore. È un piacere di nuovo essere qui con voi, grazie. Specialista in otorinolaringoiatria, con cui avevamo appunto lasciato i nostri telespettatori l'ultima volta parlando di sinusite, annunciando che oggi avremo parlato di labirintite, che è un'altra questione. Non parliamo più di naso, se non sbaglio, parliamo di orecchio. Parliamo di orecchio, questa volta parliamo di labirinto. Abbiamo lasciato il labirinto nasale, perché proprio così si chiama, il labirinto esmoidale, la zona centrale dei seni paranasali, per affrontare il labirinto che fa parte dell'orecchio interno e deve il suo nome alla complessità anatomica. E dietro questa complessità anatomica c'è ovviamente anche una complessità di malattie, tant'è che le labirintiti, pur essendo estremamente frequenti, spesso purtroppo non vengono opportunamente o chiaramente diagnosticate. Quindi magari ce ne sono più di quante si sappia. Ci sono molte patologie del labirinto che non sono state tuttora completamente chiarite. Tra queste potrei anche citare la famosa malattia di Meniere, nonostante sia stata, diciamo, così etichettata veramente tanti anni fa, anche ai giorni nostri non è né chiaramente diagnosticata né chiaramente trattata. Quando parliamo di labirintite, parliamo di un difetto congenito del labirinto oppure appunto non so, di un problema come per la sinusite virale? Dipende anche molto dall'età. Diciamo, nelle persone più giovani di solito le labirintiti sono di origine infettiva, virale, anche se non è così facile dimostrarlo. Mentre nelle persone più in là con l'età, soprattutto negli anziani, le problematiche sono di origine microcircolatore, quindi vascolare. E sono queste le labirintiti più frequenti con le quali noi come otorinolaringoiatrici ci confrontiamo. Perché sono persone che spesso hanno patologie cardiocircolatorie, alle quali si aggiungono anche questi sintomi molto difficili da gestire, come possono essere appunto la vertigine e il disturbo dell'equilibrio. E se pensiamo in più che queste persone, oltre ad avere patologie cardiocircolatorie, possono avere spesso problematiche a livello articolare, quindi hanno già una difficoltà a deambulare dovuta a queste altre patologie, quando ci si aggiunge anche una patologia del sistema vestibolare, del labirinto, diventa veramente difficile per loro riuscire ad avere una vita autonoma, comunque una vita dove non corrono il rischio, ad esempio, di cadere. Certo, ma quindi il senso di vertigine è diciamo il sintomo più eclatante, può essere anche molto forte. Spesso lo è. Spesso è un sintomo così forte che queste persone, ad esempio, un'altra vertigine estremamente frequente, che è la vertigine posizionale, per evitare di vivere nuovamente questa esperienza traumatica, evitano certi particolari posizionamenti. Ad esempio, ci sono le persone che non sono state adeguatamente trattate e continuano ad avere una vertigine legata al cambiamento di posizione. E sono costrette ad esempio a dormire sedute oppure assolutamente si muovono in maniera rigida per evitare anche piccoli movimenti della testa che possono scatenare la vertigine. Ecco, sono accompagnati anche da senso di nausea, da vomito, per esempio. Sì. Spesso ci sono questi sintomi che si chiamano neurovegetativi. E ad esempio un'altra patologia molto frequente, che è la labirintite acuta, queste persone, oltre a soffrire di questa vertigine molto intensa, iniziano a manifestare nausea, vomito, non riescono a stare in piedi, per cui tipicamente vengono accompagnati al pronto soccorso dai familiari estremamente spaventati da questo stato di cose. E l'udito rimane uguale oppure subisce qualche alterazione? Ci sono molte patologie in cui non viene colpito soltanto il labirinto è la parte posteriore dell'orecchio interno e comunica con la parte uditiva, ovvero con la coclea, con la chiocciola. Quindi patologie che colpiscono il labirinto possono colpire allo stesso tempo anche l'udito.
quindi la chiocciola, e in questo caso, oltre ad avere sintomi di vertigine, di alterazione dell'equilibrio, la nausea e il vomito, ci può essere anche un calo uditivo. In questi casi, dottore, come si interviene? Come fare per aiutare questi pazienti? Per fortuna, spesso la appendicite acuta, che abbiamo già citato, si risolve spontaneamente. In passato questi pazienti, visto l'intensità dei sintomi, venivano ospedalizzati e venivano trattenuti in ospedale fermi a lungo, perché i movimenti causavano i sintomi. In realtà si è visto che i sintomi tendono a regredire e regrediscono più velocemente se si mobilizza il paziente. È ovvio, non siamo così cattivi da iniziare a scassarlo, tra virgolette, subito, però va mobilizzato. Anche in questo caso è fondamentale ovviamente la diagnosi, perché dietro una vertigine acuta ci possono essere a volte delle patologie anche gravi del sistema nervoso centrale. Quanto può durare, diciamo, una labirintite acuta? Una labirintite, i sintomi forti di solito hanno una durata di 1 o 2 giorni, dopodiché iniziano a decrescere, quindi si migliora progressivamente. Però ci sono delle labirintiti, come quelle di posizionamento, che possono durare sempre se non vengono adeguatamente curate. In questo caso le persone, quando vengono posizionate, ad esempio su un fianco, manifestano, oltre ai sintomi, anche i segni tipici di questa vertigine, e la cura in questo caso è una semplice manovra che tende a ristabilire, a riposizionare, anzi, quelli che sono dei cristallini, dei microcristalli che sono presenti normalmente all'interno del labirinto. Cioè, una manovra vuol dire una specie di ginnastica? Sì, è un qualcosa che quando la proponiamo al paziente ci guardano sempre con gli occhi così un po' tra il curioso e l'incerto, non sanno esattamente cosa sta per succedere. Perché questa, che è la vertigine sicuramente più frequente che ci sia, la vertigine da spostamento di questi cristalli che si chiamano otoliti, e questa patologia si chiama cupulo o canalolitiasi, vi dicevo, in questa patologia si spostano questi cristallini, per cui per rimetterli al loro posto si fa una manovra piuttosto brusca, e con questa manovra si sfrutta un meccanismo di inerzia dei liquidi del labirinto che ci permette di spostarli in relazione alle membrane che rivestono tutto il labirinto, per cui c'è un riscontro tra l'altro immediato se siamo stati bravi, se abbiamo risolto il problema o meno, perché subito dopo, ricontrollando, di solito c'è la possibilità di verificare se la manovra, che si chiama liberatoria, e questo dice tutto, è stata efficace o meno. Quindi, insomma, se vi capita di subire una manovra del genere, non abbiate paura, perché sicuramente è a vostro beneficio. Grazie allora al dottor Varini, che è stato con noi, che ritroveremo magari in una delle prossime puntate di Blister. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Appuntamento la prossima settimana.